La recita scolastica. Ciao, io sono Cappuccetto Rosso. Sto andando a trovare la mia nonnina. Io mi chiamo Cappuccetto Rosso e sono venuta a trovare la mia nonnina. Papà, hanno detto che non bisogna fare fotografie. Sono venuta a trovare la mia nonnina. Ma tu non sembri per niente la mia nonnina. Ma che orecchie grandi che hai. Ma che denti grandi che hai. Ma tu non sei affatto la mia nonnina. Tu sei il terribile lupo cattivo. Aiuto, 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 oh, aiuto. Pedro, sei stato molto bravo. Sei stato bravo quasi quanto me. Polly la pappagallina. Ciao nonna Pig, ciao nonno Pig. Che sorpresa è, nonna? Mamma, scusa, perché Polly ripete tutte le parole che dice la nonna? Stiamo arrivando, nonna! Io ho finito! Per favore, possiamo alzarci da tavola e andare di là a giocare con Polly? Nonna! Evviva! Sì, molto! George, prova a dire qualcosa a Polly. Ciao, Polly! Io sono Peppa Pig! George, di qualcosa tu adesso! Io sono un pappagallo rumoroso! Io sono il pappagallo Polly! È vero, nonna! Pozzanghere di fango! Papà, ha smesso di piovere! Possiamo andare fuori a giocare? Io amo saltare nelle pozzanghere! Scusa tanto, mamma! George, che fai? Se vuoi saltare nelle pozzanghere di fango, devi indossare le galosce! George, andiamo a cercare altre pozzanghere in cui saltare! Guarda là, George! C'è una pozzanghera davvero grande! Aspetta un attimo, George! Devo controllare che tu non corra pericoli! Perfetto, non corri alcun pericolo. Scusami tanto, George, ma è solo fango. Coraggio, George. Andiamo subito a farci vedere da papà. Papà, papà, indovina cosa abbiamo fatto io e George. No, non è questo, papà. No, non è questo. Sì, sì, papà. Ci siamo divertiti a saltare nelle pozzanghere. Oh, papà, senti. Dopo che avremo pulito tutto, venite a giocare anche tu e la mamma fuori con noi. Sta tranquilla, è solo fango. Il signor dinosauro si è perso. Che spavento, George! Ho vinto di nuovo io, papà! Papà, cosa vuol dire detective? Io sono brava a ritrovare le cose perse! George, ascolta, io sono il detective e ti aiuterò a ritrovare il signor dinosauro. Allora, George, dove è finito il signor dinosauro? Ho capito, ora so dove trovarlo! George ha sempre con sé il signor dinosauro e dato che ha fatto il bagno, il signor dinosauro è di sicuro nella vasca. Oh, ho capito, ora so dov'è il signor dinosauro! George porta sempre con sé il signor dinosauro quando dorme, quindi sono sicura che il signor dinosauro è nel suo letto. Certo, guardiamo nel giardino! È una cosa che stavo per dire io, mamma! Dove può essere finito il signor dinosauro? Uffa! Non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Eccolo, guardate, è lassù, l'ho visto io per prima. La migliore amica. Ben arrivata, Susie. Va bene, andiamo, mamma. Non puoi stare qui, George. Noi stiamo facendo dei giochi da grandi. Quindi vai a giocare con i tuoi giocattoli. Io sono una principessa con poteri magici. Adesso userò la mia bacchetta magica su di te e ti trasformerò in una rana. Non ora, George. Io sto giocando insieme a Susie. Vai a giocare da qualche altra parte. Io invece voglio fare il dottore. George! Ascoltami, George. Prima fai un bel respiro e poi tossisci. Credo proprio che il tuo cuore batta troppo velocemente. Ci metterò un cerotto. Non preoccuparti, papà, è solo un gioco. E George è il nostro paziente, sai? Solo per poco tempo, però. Non vorrei che si stancasse troppo. Sento che la tua pancia fa dei rumori. Secondo me è solo un po' di fame, papà. Lo mangio anch'io. Nascondino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ho finito di contare, vengo a cercarti. Tana per George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ta-da! George è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà nascondersi. Ma lui non è molto bravo a trovare dei nasconditi. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho finito di contare, vengo a cercarti. Oh, questa volta non si è nascosto sotto il tavolo. Come può essere? Lui si nasconde sempre sotto il tavolo. Ora ho capito dove si trova. George è nella cesta dei giocattoli. Oh, scusa papà, non riesco a trovare George da nessuna parte. George, Tana per te. L'asilo. Papà, scusa. Secondo te George non è un po' troppo piccolo per venire al mio stesso asilo? Ma io voglio stare con i bambini grandi come me. Non voglio giocare con George e il suo dinosauro. Papà, scusa, sei sicuro che George sia abbastanza grande? D'accordo, allora
può venire con me. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Davvero, Susie? Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George, quella non è la forma dei petali. Ora devi dipingere il gambo e le foglie. Perfetto. George, hai sbagliato tutto il disegno. Io ho dipinto un fiore colorato. Lo sono, maestra. George può venire ancora all'asilo? Sì! Sei bravissimo, George! Mamma Pig al lavoro! Papà, scusa, possiamo andare a guardare la mamma che lavora al computer? D'accordo, grazie, papà! Mamma, scusa, George e io possiamo stare seduti sulle tue ginocchia a guardare mentre lavori? Mamma, dopo ci metti sul computer il gioco, la signora Chicken è contenta? Mamma, possiamo aiutarti a lavorare? Ricordalo, George, non dovrai mai fare così. Mi dispiace, mamma. Stavo soltanto mostrando a George cosa non dovrà mai fare. Evviva il nostro papà! Papà, scusa, possiamo giocare sul computer al gioco? La signora Chicken è contenta. Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci. Yuppie! Palla al centro. George, stai sbagliando tutto in questo gioco. La palla si deve prendere in questo modo. Non si deve fare così. Questo è quello che fai tu. George, torna subito qui, maialino dispettoso. No, mamma, davvero. Gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. La mamma e il maialino al centro. Prendi la palla, George. Coraggio, George, lancia la palla verso di me. Che sciocchino che sei. Lo so fare anch'io così. L'ho presa. George, ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla, George. Ecco, tieni la palla, George. Scusami tanto, George. Papà, vedi? George è troppo piccolo per giocare con noi a maialino al centro. Non è abbastanza grande, papà. Guarda adesso. Questo non è giusto, uffa. Mamma, potrei avere un piccolo aiuto anch'io? Tirami la palla, George. Prendi la palla, George. Papà perde i suoi occhiali. No, io no, mamma. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? Oh. Guardiamo di sopra nella camera da letto di mamma e papà. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Non lo trovo affatto divertente. Oh. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Oh. Ah. È troppo difficile trovarli. Abbiamo guardato dappertutto, mamma, ma non siamo riusciti a trovare gli occhiali di papà. Li ho trovati! Ho trovato gli occhiali! Papà sciocchino! Giardinaggio! Nonno, prendi la palla! Nonno, cosa stai facendo qui? Dei semi! Che cosa fanno i semi, nonno? Anche quel grande albero di mele? Per far crescere altri alberi di mele. Nonno, nonno, ti prego! Anch'io voglio piantare un seme. Sì, tantissimo! Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra. No, nonno, voglio annaffiarlo da sola. Non sta succedendo niente, nonno. Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma. Volevo mangiare le fragole per merenda. E noi ci mangeremo le fragole, allora. Ci vediamo presto, nonno. Ci vediamo presto, fragole. Ciao, nonno, siamo tornati. Nonno, nonno, la mia pianta di fragole è cresciuta. Ci sono le fragole. Grazie mille, nonnino. Nonno, possiamo piantare qualcos'altro oggi? Va bene, scegli tu oggi, George. Scegli di piantare una carota. Nonno, senti, credo che George voglia piantare una carota. I dinosauri non crescono sugli alberi. George, hai il singhiozzo. Mamma, ora possiamo andare fuori a giocare? Adesso possiamo andare fuori a giocare. Ma George è passato il singhiozzo, mamma. Non è forse vero, George? George, io adesso ti tiro la palla e tu devi riuscire a prenderla, capito? Smettila! Uffa, con quel singhiozzo! George, ora basta! Coraggio, ora tocca a te tirarmi la palla e io la devo prendere. Non così, George! George, io so come farti passare il singhiozzo. Dovrai fare tutto quello che ti dico. Strofina la cima della testa insieme alla pancia. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo.
Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Biciclette! Sbrigati, George! Danny, Susie, Rebecca! È lento come una lumaca! Se facciamo una gara fino alla zucca di Papà Pig, dobbiamo stare molto attenti a non andare a sbatterci contro. Papà diventerebbe molto triste se la sua amata zucca si rompesse. Ho fatto attenzione. Guardate George come pedala, va piano piano. George va ancora su una bici per bambini piccoli. No, penso che sia meglio se resto qui. A dopo. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Certo! Certo! Posso farcela, mamma, posso, posso! Questo non è divertente, George! Sì, per favore, aiutami! Non lasciarmi da sola, papà! Vai piano, papà! Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Davvero, papà? Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle! Guardatemi, guardatemi! So andare in bicicletta come i grandi adesso! Danny, Susie, Rebecca! Guardatemi, guardatemi! Non mi servono più le rotelle adesso! Guardate che brava! Gara fino alla zucca di papà! Pista! Questa volta vinco io! Mi dispiace tanto di aver schiacciato la tua zucca, papà! Ti prometto che farò più attenzione! Io adoro la torta alla zucca! Segreti! Grazie tante, mammina! Che cosa pensi che posso metterci, mamma? Ora so cosa posso metterci qui dentro! Non lo dirò né a te, né a George e nemmeno a papà! Sarà solo un mio segreto! George, questa è la mia scatola dei segreti! È ancora vuota, però! Devo raccogliere delle cose segrete che posso metterci dentro! Niente affatto, George! Solo io devo sapere cosa c'è dentro la scatola! Tu devi stare fuori mentre scelgo le cose segrete che mi servono! Ora la mia scatola dei segreti è piena di cose! Tu non dovrai mai guardarci dentro! Se ti va di farlo, puoi sempre provare a indovinare! Oh no, George! Tu dici sempre la parola dinosauro per qualunque situazione! E comunque un dinosauro sarebbe troppo grande per entrare in questa scatola! Papà, senti, questa qui è la mia scatola dei segreti, l'ha fatta la mamma apposta per me. Questo è un segreto, papà. George ha provato a indovinare prima, ma non c'è riuscito neanche un po'. Certo! Ma no! I tuoi occhiali sono sul tuo naso, papà. Sei uno sciocchino, devi provare a farlo sul serio adesso. No, papà, hai finito i tentativi che avevi a disposizione. Mamma, senti, nessuno sa cosa c'è dentro la mia scatola. Che cosa sta tenendo George? Oh. Dentro ci sarà il solito dinosauro di George, è ovvio. È troppo difficile da capire. Non indovinerò mai. Va bene, mamma, ma lo dobbiamo fare tutte e due contemporaneamente. Sì. Oh, io non ho nient'altro qui dentro. La vuoi nascondere per caso dentro il frigorifero? Allora anch'io voglio nascondere la ciambella nella mia pancia. Far volare l'aquilone. George, stai sbagliando tutto come sempre. Non hai corso abbastanza veloce. Adesso tocca a me. Guardate, il vento si sta alzando. No, George! Grazie tante, papà. Fallo andare più in alto. Urrà! Possiamo saltare nella pozzanghera? Per favore. Ancora un altro po' e ci sei, papà. Mamma, ora che siamo sporchi di fango, possiamo saltare nella pozzanghera? Picnic! La torta alle fragole della mamma! Forse quello che dovrebbe correre un po' è il papà! Ha la pancia piuttosto grossa! Guardate, un piccolo stagno con delle papere! Mamma, possiamo dargli da mangiare? Mamma, credo proprio che ne vogliono ancora! Mi dispiace, signora papera, ma abbiamo finito il pane! Mamma, però abbiamo ancora la tua torta alle fragole! Spero tanto che quella vespa non punga il papà! Mangiamo la nostra torta, prima che la vespa torni indietro! Oh no, ci siamo dimenticati di lasciargliene un po'. Aspetta, papà, avevamo promesso un po' di torta alle papere. Siete papere molto fortunate. Dovete ringraziare papà Pig. Ciao ciao, papere. Ci vediamo al prossimo picnic. Strumenti musicali? Mamma, facci sentire come suoni il violino. Ti prego, mamma, ti prego, suonalo. Mamma, posso suonare il violino? Ecco, tienilo così, George. Il violino è troppo difficile da suonare. Grazie, papà. George, la fisarmonica. È molto difficile da suonare, quasi quanto il mio tamburo. Papà, che altri strumenti ci sono dentro quella vecchia scatola? Lo posso provare? Ma è impossibile! E io suonerò il mio tamburo.
Mamma non è riuscita a suonare il corno e anche papà non è riuscito a suonare il corno, neanche io ci sono riuscita a suonarlo. Ma George invece ci riesce. Rane, vermi e farfalle. Nonno, mi dici perché alle farfalle piacciono tanto i fiori? Come? Più lunga della mia? Guarda che non sono un fiore, io sono Peppa Pig. Certo che è davvero bellissima, come vorrei essere una farfalla. Io sono una farfallina. George, sono io la farfallina, quindi tu devi essere un'altra cosa. Ci sono! Puoi essere un verme che striscia. Guardate, guardate, sono una farfalla. Io sono una farfallina, sono una farfallina. Guardatemi, sono una farfalla. Oh nonno, George, che cosa state facendo? Anch'io voglio essere un verme strisciante. Sono un verme strisciante. Sono un verme strisciante. Sono un verme strisciante. Tu come stai? Ti voglio bene. Sono un verme strisciante. Non lo so. Guarda nonno, una piccola rana. Però le rane non sono carine come le farfalle e non strisciano neanche come i vermi. Anche loro giocano con le bambole. Saltare nelle pozzanghere di fango. Sì, George, giochiamo a fare le rane. Sono una piccola rana, sono una piccola rana. Le farfalle e i vermi sono davvero bellissimi, ma le rane mi piacciono ancora di più. Travestimenti. Cos'è questo? Caspita, questo è un cappello del papà e questo è un vestito della mamma. George, travestiamoci e facciamo finta di essere mamma e papà Pig. Ecco, metti il cappello del papà. E ora la giacca. Ciao papà Pig. E adesso tocca a me. Ecco qui il vestito della mamma. E ora il cappello della mamma. Papà Pig, dove sono le tue scarpe? Anche a me servono le scarpe però. E adesso mi devo fare bellissima, proprio come la mamma. Un po' di cipria. Meraviglioso. E adesso un po' di rossetto. Guarda che bella mamma Pig. Muoviamoci papà Pig, è ora di andare a lavorare. Come ha detto, mi scusi? Io non sono Peppa Pig, sono mamma Pig. Buongiorno, le presento papà Pig. George, deve scusarmi, ma ho molto lavoro da sbrigare. Pronto? Sì, faccia questo, faccia quell'altro. No, grazie, a presto. Scusami papà Pig, ho quasi finito. Ecco, ho fatto. Forza, vieni papà Pig, ora tocca a te lavorare un po'. Sì, a presto. Io non sono Peppa, sono mamma Pig. E lui è papà Pig. Papà Pig è qui per lavorare un po'. Spero proprio che tu non ti sia messo a scavare con indosso il vestito elegante, papà Pig. Lo voglio fare anch'io, un grossissimo grugnito. Il gelato! Io sono mamma Pig e lui è papà Pig. Certo, noi non lo sappiamo. Siamo qui! Sì, mamma! Stavamo solo facendo finta di essere te e il papà. Scarpe nuove! Oh, le ho perse! Sì! E adesso come faccio senza le scarpe? Le possiamo comprare rosse, mamma? George! Avrò un paio di scarpe rosse, che bello! Scarpe rosse! Le vorrei rosse, per favore. Caspita! Scarpe nuove rosse! Papà, papà! Guarda le mie scarpe nuove! Sono rosse! Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai. Non le voglio togliere mai più, mamma. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Non posso venire a giocare nell'erba bagnata, George. Oh! Evviva! Per saltare nelle pozzanghere di fango bisogna indossare le galosce. La festa della scuola. Ciao a tutti, amici. Anche a me. Che ti piace di più? A me piace proprio tutto. Sì, a più tardi. Io e George possiamo farci truccare la faccia prima. Caspita, mi piace molto questo trucco, Susie. Che cosa sei, un gattino? Sì, grazie. Posso essere un bell'elefante? Sì, sì, una tigre. Sono una tigre, sono una tigre. Gatti, Candy, ti prego, ci insegni a fare le tigri. Posso avere quello con l'elefante, per favore? Andiamo al castello incantato. Il compleanno della mamma. Auguri di buon compleanno, mamma. La mamma sta arrivando. No, no! Leggi questa bella rivista e ascolta un po' di buona musica. Una, due, tre. Papà, quanti anni compie la mamma? Caspita, così tanti, papà. Evviva! Siamo arrivati, mamma. Mamma, che ne diresti di fare una bella passeggiata in giardino? Sì. No. Ciao, ciao, mamma, fai una bella passeggiata. Te lo diremo noi quando è il momento di rientrare. È divertente! Mamma, ti va
di rientrare in casa adesso? Chiudi gli occhi. Mi raccomando, non aprirli, mamma. Mamma, mamma, apri il tuo regalo. Riesci a indovinare che cos'è? Sei davvero elegantissima, mamma. Evviva! La fatina dei dentini. Finito! Che cos'è quello? E da dove è arrivato? Questo dente era mio. E ora mi è caduto. Me ne crescerà uno nuovo, mamma. La fatina dei dentini. Da grande voglio essere una fatina dei dentini. Sbrigati, Giorgia, è ora di fare la nanna. Non vorremmo far aspettare la fatina dei dentini. Sto pulendo il mio dente, così sarà bello lucente per la fatina dei dentini. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Giorgio, io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Ma dov'è la fatina dei dentini? George, lo senti anche tu? Oh, George! George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormento. Chi è? No, io non stavo dormendo. No! Evviva! Ma forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia, così potrò vedere la fatina dei dentini. La macchina nuova. Mi piace la nostra macchina. Che c'è che non va, papà? Veramente noi volevamo fare una gita in macchina. Sì, grazie. Chissà che cosa serve quello verde, papà. Finestrini magici! Per favore, papà, riapri i finestrini magici. E il pulsante blu a che cosa servirà? Non. Mi piace tanto questa macchina nuova, possiamo tenerla. Che ne dite, riapriamo il tettuccio? Ciao, ciao! La macchina nuova mi piaceva, ma la nostra vecchia macchina mi piace di più. Caccia al tesoro! Nonna Pig, siamo arrivati! Ciao, nonno Pig! Caspita, un tesoro! Sì, ma dove? Questa mappa è davvero complicata. Potresti aiutarmi, papà? È facile! La croce indica dove si trova il tesoro. Io non lo so. Sì, grazie. È là, l'ho vista. Ecco, guardate, è questa la bottiglia. Mamma, potresti leggermi il messaggio del pirata? Dobbiamo seguire le frecce? Guardate, puntano da quella parte! Guarda, George, una chiave! Però sono finiti gli indizi, nonna! Questo è un albero di mele. E anche questo è un albero di mele. Quindi il tesoro deve essere esattamente qui. Infatti, è il tesoro! E io ho trovato la chiave che lo apre! Nonna, nonno! È stata la più bella caccia al tesoro del mondo! Non tanto bene! Mamma, io non mi sento tanto bene! Non tanto bene. Devo prendere una medicina? Sì, grazie. È disgustosa. Mamma, posso alzarmi adesso? Io mi sto annoiando però. Allora posso invitare Susie Sheep? Ciao Susie. Non mi sento tanto bene. Ho tanti puntini rossi sul viso. Sì, il dottore è venuto a visitarmi. Ha detto che non sto molto bene e che devi ammettere che sono coraggiosa. Sì, certo. Non sto facendo finta. Devo anche rimanere a letto. Il dottor Brown Bear mi ha dato una medicina che aveva un sapore veramente orribile. Ciao a tutti. Non tanto bene, purtroppo. Devo rimanere a letto. Potresti portarmi un po' d'aranciata? Ti ringrazio, Susie. Sì, un pochino. Potresti chiedere alla mamma se posso avere del gelato. E tu, Rebecca, potresti portarmi un mazzetto di fiori raccolti in giardino? Non sono malata neanche un pochino. Credo sia meglio se me ne rimango a letto ancora un po'. Anch'io! Neve! Mamma, possiamo andare a giocare con la neve? Evviva! Vieni, George! Non è affatto divertente. George, giochiamo a fare a palle di neve? George, torna subito qui! Scusami, George! George, facciamo un pupazzo di neve! George, questo è il corpo del pupazzo di neve. Ora ha bisogno di braccia, di occhi e di una bocca. Questa è la faccia. Ora al pupazzo di neve serve il naso. Al pupazzo di neve servono dei vestiti che lo tengano caldo. Mamma, papà, venite un po' a vedere! Papà, come mai non ti sei messo il cappello, la sciarpa e i guanti di lana? Il castello ventoso! Che cos'è il castello ventoso, papà? A me questo sembra un posto tanto noioso e solo per maschi! Urrà! Andiamo! Siamo vicini, papino! Sì, certo! Rosso! È il mio vestito, allora! Ce l'ho rosso! È la macchina! A me adesso! Io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu! No? Vi arrendete? Il cielo! Il cielo è tutto blu! Ho vinto! Guardate! Quello è un castello!
Ci picchia quanto è alto! È la casa dei nonni quella laggiù! È tanto, tanto lontana! Posso vedere io, per favore? Com'è grande! Vedo anche la nonna e il nonno! Guarda, George! Sei uno sciocchino! Nonno e nonna sono troppo lontani per vedere che li stai salutando! La nonna e il nonno ci stanno salutando! Adoro il castello ventoso! La cugina Chloe! Tiramela, George! Hai tirato la palla troppo forte, George! Quindi le regole dicono che vinco io! Bene, tocca a me! Ho vinto di nuovo! Evviva! Arriva la cugina Chloe! George, Chloe è una bambina grande come me, quindi non dispiacerti, probabilmente ti giudicherà troppo piccolo per giocare con lei. Eccola, è arrivata! Benvenuta, Chloe! Sì, Chloe, giochiamo a rincorrerci! Veramente ti ho detto di giocare a questo soltanto perché piace tanto a George? Con le regole vere! George, guarda che tu non puoi scapparmi, sei troppo piccolo! Vieni qui! Uffa, così non vale, Chloe, tu stai aiutando George! No, non mi serve aiuto, io sono una bambina grande come te! Questo è un gioco sciocco, giochiamo a qualcos'altro adesso! 1, 2, 3 stella, voglio giocare a 1, 2, 3 stella! Bene, bene, io voglio stare di spalle! George, ti ho visto, ti sei mosso, torna al punto di partenza! Ti sei mossa prima che fossi pronta! Oh no! Non è giusto però, hai guardato troppo a lungo! Giochiamo a un altro gioco adesso? Ma certo! Ora vi farò giocare al mio gioco preferito, che è un gioco molto da grandi! George, se vuoi saltare nelle pozzanghere ti devi mettere le tue calosce! Ho portato un paio di calosce anche per te, Chloe! Lo sono anch'io! Sì, hai ragione, Chloe! Ed è una bella regola! Frittelle! Io adoro le frittelle! Mamma, posso aiutarti a fare le frittelle, per favore? Mamma, posso mescolare io? No, George, si fa così! Evviva! Evviva! Sciroppo, per favore! È davvero squisita! Evviva! Che sciocco, papino! Papà, una frittella sulla testa! I babysitter! Ciao, ciao, nonnina! Ciao, ciao, nonnino! Buonanotte, mamma! Buonanotte, papà! George! George! Sei ancora sveglio? Nonnina! George e io non abbiamo sonno! Possiamo guardare la televisione? Questo programma è veramente noioso! Senti, nonnino, ti va di giocare a lanciarci in aria e poi riprenderci? Ora tocca a me! Oh, dai, ho trovato! Nonna, dai, giochiamo a rincorrerci! Lezione di danza! Buongiorno, madame! Ciao, ciao! Ciao, ciao a tutti! Mamma, mamma! Abbiamo ballato come dei cigni! Ho dovuto ballare con grazia e con eleganza! Ti posso far vedere come ho fatto, mammina? Ciao, ciao! Papà, George! Adesso vi mostro come si fa il balletto! Per me è stato facile! Ma di sicuro tu, George, e la mamma lo troverete molto difficile! Intanto ci serve un po' di musica! Bene! Ora, George, papà e mamma, copiate quello che faccio io! Madame Gazzella usava parole buffe, ma in realtà è sufficiente piegare bene le ginocchia e poi saltare! Papà! Tu conosci le parole buffe? Che sciocchino, papà! Sì, è vero, papà! Io sono molto più brava di voi! Sono uno splendido cigno! Il temporale! Un po' di succo d'arancia per te, orsacchiotto! E come si dice? Ti ringrazio molto, Peppa! Ma non c'è di che, orsacchiotto! E questo è del succo d'arancia per te, signor dinosauro! E tu invece che cosa dici? Ma figurati, non c'è di che, signor dinosauro! L'orsacchiotto e il signor dinosauro vogliono un biscotto! Non abbiamo molta fame, quindi Peppa e George possono mangiare tutti i biscotti. Grazie tante, orsacchiotto. Mamma, c'è stato un forte rumore. L'orsacchiotto, ho lasciato l'orsacchiotto in giardino, si bagnerà. Povero orsacchiotto, guarda, si è bagnato tutto quanto. Povero il mio Teddy. Sta piovendo in casa, papà, guarda. È un gioco da ragazzi. Questi tuoni sono molto molto forti. Mi piacciono i temporali, sapete? Formano le pozzanghere di fango. Lavare la macchina. Sono pronta. Cattivo papà pasticcione. Sono le mie. Mamma, possiamo aiutarvi a lavarla? George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina. Lo tolgo io il fango. Sì, sì, posso tenere io il tubo. L'acqua non arriva. Scusa, mammina. Mamma, ora sei tu che hai sporcato di nuovo la macchina, però. Cattiva mamma pasticciona. Pranzo. Nonnina cara. Sì, certo, nonna. Sì, nonno, molto. Sai, nonno, a Giorgio non sono mai piaciuti i pomodori. Sì, nonno, a me molto.
A George non piace affatto la lattuga. Sei uno sciocchino! La torta al cioccolato non è una verdura, George. Campeggio! Papà, come farai a far diventare quelle cose una tenda? Non ti sembra che sia un po' piccolina? E la tua pancia è cresciuta più di tutto il resto. George, io raccolgo i rami e tu invece li porti. Raccogliere la legna è divertente. Papà, come puoi accenderlo senza usare i fiammiferi? Ma dov'è il fuoco, papà? Questo suono che cos'è? E quest'altro che cos'è? Che cos'è questo rumore invece? È la pancia di Papino! Mi piace la zuppa di pomodoro. Non ci entreremo mai tutti. Questa tenda è troppo piccola. Papà, sei troppo grosso per la tenda. Buonanotte, Papino. Papà, abbiamo dormito benissimo dentro la tenda. Sembra che qualcuno stia russando. Ma è Papino. Papà, sei salvo. Sei furbo, papà. La principessa assonnata. Mammina, Papino, non ho molto sonno. Potrei sentire una storia? George, vuoi ascoltare una storia? Devi dire di sì. Lo promettiamo. È una bella storia, papà. Dal titolo sembra un pochino noiosa. C'è una piccola principessa, non è vero? Scusa, mammina. C'è una piccola principessa nella storia, non è vero, Papino? E perché si chiamava così? Com'era la principessa assonnata? Era carina? Io sono davvero molto carina. Chi altri abitava con lei nel castello? Il re papà aveva il pancione? Papino, perché la principessa si chiamava principessa assonnata? No, papà, io non ho sonno per niente, te lo giuro. Ehi, George, svegliati! Altrimenti ti perderai la fine della storia. La casa sull'albero. Ciao, nonnina! Sì, nonnina. E a che cosa servono le tendine, nonnina? Sì, grazie. Ciao, nonnino! Una casa sull'albero per me e per George. Grazie tante, nonnina. E grazie tante, nonnino. Io! Prima di entrare nella casa sull'albero, mi devo togliere le calosce infangate. Sono nella casa sull'albero! Sono nella mia casa sull'albero! Sì? Chi ha bussato? Soltanto se si toglie le calosce infangate. Chi ha bussato? Sì, chi ha bussato? George! Devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa. Avvicinati, devo dirtela all'orecchio. La nostra parola d'ordine è il gran pancione di papà. Parola d'ordine! È giusta! Il gran pancione di papà! Mamma, prima di entrare in casa ti devi togliere le calosce. Anche per papà c'è posto. Devi dire la parola d'ordine, papà. Esatto! Adesso puoi entrare, papà. Vieni. È perché hai la pancia troppo grossa, papà. Nonnina, adoro la casa sull'albero. Non voglio uscire mai più da qui dentro. No, grazie, nonnina. Biscotti, che buoni! Nonnina cara! È facile, nonnina. La parola è il gran pancione di... Festa in maschera. Ciao a tutti, amici. Ciao, Susie. Io sono la principessa Pep. Ti devi inchinare quando parli con me. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella, Peppa. Ciao, ciao. Io sono la principessa delle fate. Guarda, ho la bacchetta magica anch'io. Se voglio posso trasformarti io in un roscio. Lo faccio io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Oh, benissimo. Susie, posso vedere il tuo costume, per favore? Molto bene, infermiera Susie. Adesso Danny cane. Candy gatto. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Scusa, mammina. Davvero divertente. Tu chi sei, Rebecca? Molto carina. E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro. Tutti i vostri costumi sono molto belli. Oh, certo. Il vincitore è... Io! Non posso? Va bene, allora vince la carota. Il museo. Papà, posso sapere cos'è un museo? Più vecchio anche di te? Vecchio davvero, allora. Voglio vedere la sala dei re e delle regine. È davvero bellissimo. È molto, molto carino. Accipicchia. Che oggetti meravigliosi. Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano la televisione. Però avevano i computer, vero? E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Quisita! Sì, altra torta, per favore. Ha
arrivo, papà! Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. E tu chi sei adesso? Deve essere una cosa molto interessante. Sì. E che sala è questa? La sala del dinosauro. E dov'è il dinosauro, papà? Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto molto piccolo. E ci picchia. Mi segue un dinosauro! Aiuto! Aiuto! La mia sala preferita è la sala dei re e delle regine, invece. E quale sala è, mammina? Oh, papà ha ragione. È una sala molto molto bella questa. Una giornata molto calda. Mi piacciono le pozzanghere di fango. Mamma, papà, si sono seccate tutte le pozzanghere. È impossibile saltellarci dentro. Sì, la piscina gonfiabile. Sì, mamma. È tutta appiccicosa e non mi piace. Dov'è finita l'acqua? È la signora Coniglio, la gelataia. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Urrà! Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Grazie tante. Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Spruzziamo un bel po' d'acqua addosso a papà per rinfrescarlo. E noi ti abbiamo spruzzato un po' d'acqua. Guarda, ecco le pozzanghere. Presto, George, mettiamoci le galosce. Il teatrino di Chloe. D'accordo, papino. Ciao, zietti, sono contenta di vedervi. Ciao, cugina Chloe. Aspettaci! È lo zio Pig. Per favore, possiamo costruirci anche noi il nostro burattino? Io mi chiamo Peppa. Mio fratello risponde sempre dinosauro a qualsiasi domanda gli fanno. Io invece mi chiamo Peppa. Oh, è un dinosauro! Ciao, zio Pig. Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Papà fa ginnastica. Veramente non mi sembri molto in forma, papino. Hai un pancione leggermente grandissimo. Toccati gli alluci, così come faccio io. Papino, smettila di far finta che non riesci a toccarti gli alluci, dai. Che cosa ti dicevo, papà? Non sei molto in forma. Sì, papà caro. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Uno, due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. Certo! Oh, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Papà se la sta cavando molto bene. Vado a controllare. Papà! Sei un imbroglione, dovevi fare le flessioni a terra però. Brutto cattivone. Ideona, puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni. E questo è il campanello. Mammina, ma quando torna papino? Papino! Ma che fine avevi fatto? Papà, ricordati che per mantenerti in forma devi fare un po' di movimento tutti i giorni. Ma non ti preoccupare, papà, hai me come allenatrice personale. Mettiamo in ordine. George, ti va di giocare con me a bambole e dinosauri? E quello che cos'è? Sembra davvero un terribile mostro spaventoso. È un dinosauro! Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! Mamma mia, noi stavamo giocando a bambole e dinosauri però. Ma è stato George a mettere in disordine. Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Possiamo fare una gara. Maschietti contro femminucce. Ma neanche per sogno. Ecco. E questo che cos'è? Ciao, Teddy! È da tanto che ti sto cercando. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. Papà, George, avete smesso di mettere in ordine. Allora avete perso la gara. Papà, voi siete lentissimi a mettere in ordine. Io e la mamma vinceremo di sicuro. Abbiamo vinto noi. Mammina, ora che abbiamo riordinato la nostra camera, possiamo ricominciare a giocare a bambole e dinosauri, vero? Dov'è la mia bambola? Dov'è Mister Dinosauro? Eccola qua! È un dinosauro! Aiuto! Il parco giochi! Mamma, mamma, per favore mi spingi! Voglio arrivare fino in cielo! Ancora più in alto, mamma! Adesso tocca a te, George! Voglio spingerlo io, George! Sì, mamma! Tieniti forte, George! Scusami tanto, George! Vieni, andiamo a fare le acrobazie! Ci sono anche Susie e Danny! Ciao, ragazzi! Non lo fate per niente bene! Ora vi faccio vedere io come si va sul copertone! Fatevi indietro! Pronti? Ai posti?
grosso per scendere da quello scivolo. A me invece sembra molto divertente, papà. Adesso dobbiamo spingerti in giù. Saltare sul pancione di papà è come saltare sul tappeto elastico. Papà appende una foto. Papino, possiamo aiutarci ad appendere la fotografia? Attento a non rompere il muro, papà. Attento a non rompere il muro, papà. Guarda, papà. Che disastro, si è rotto tutto il muro. Io la vedo ancora la crepa, papà. Non combinare altri disastri. Ora il muro si è rotto davvero. Secondo te la mamma ci farà caso? Però quando ci hai provato tu, papà, sembrava molto più difficile. Tutti al mare! Ombrellone, borsa di paglia, asciugamani, secchielli, palette e un pallone a pua. George, tu mi lanci la palla e io la devo prendere. George, prendila! Tocca a me, tocca a me! Papino, mi piace tanto stare al mare. Sì, bella idea, mamma! Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà! Evviva! E adesso non puoi più scappare. Beh, se me lo chiedi per favore. Sì, te lo passiamo, papino. George, facciamo dei castelli di sabbia, dai. Prima mettiamo tutta la sabbia nei secchielli. Ecco qua. Adesso mettiamo i secchielli a testa in giù e li battiamo. Poi sfiliamo il secchiello. Ecco fatto! Asciugamani, borsa di paglia, l'ombrellone e un pallone a pua. Non ci manca niente. Papà! Ci siamo dimenticati, papà. Papà, pensa che stavamo quasi per lasciarti qui. Ma George si è ricordato di te. Mister Zampe Fini. Facciamo così. Io faccio la mamma e il papà e tu puoi fare i due bambini. Bambini, sto per portare il tè in tavola. Correte subito a lavarvi le manine. George, non mettere i bambini a dormire a quest'ora. Io sto per portare il tè in tavola. Bambini, venite immediatamente a tavola, altrimenti non avrete neanche una fetta di torta. George, se vuoi giocare con la mia casa delle bambole, mi devi aiutare a portare il tè in tavola. Ecco, George, vai in bagno a riempire la teiera d'acqua. Bambini, venite subito in camera da pranzo. Eccoci, arriviamo. Dove sono tutti i biscotti al cioccolato, papà? Ieri il pacco era ancora pieno. Papà cattivone! George, si può sapere che fai? Devi aiutarmi a servire il tè alle bambole. Papà, c'è un ragno nella mia camera da letto. Per favore, papino, fallo andare via, ti prego. Mi fa tanta, tanta paura. Fallo andare via, ti prego. Buongiorno, Mister Zampefini. Gli piace proprio stare nella casetta delle bambole. Mamma, vieni. Ti presento Mister Zampefini, carino, vero? No, George! Aspetta, vuole un po' di tè! Non ha voglia di andare a letto a quest'ora! Hai fame, vero, Mister Zampefini? La vuoi una fetta di torta? Mamma, papà, accomodatevi! Prendiamo tutti una bella tazza di tè e biscotti con Mister Zampefini! Chi vuole del tè? E questo è per te, Mister Zampefini! Che cosa hai detto? Hai voglia di salutare il mio papà, vero? Buongiorno, signor papà! Non hai paura di lui, vero papà? La barca di nonno Pig! Sì, capitan nonno! Signor Sig, a tutta velocità! Nonno, che fai? Lo sai che mi diverto di più quando andiamo veloci? Guardate, là c'è un'altra barca! Ciao, Danny cane! E tu l'hai chiamato vecchio lupastro di mare poco fa. Sei tu che dovresti chiedergli scusa. Guarda, c'è nonno cane! Per favore, chiedigli scusa, nonno, ti prego! Sei davvero un cattivone, nonno! La spesa! Senti, papà, mi posso sedere anch'io nel carrello con George? Sì, evviva! Troverò tutto io! Seguitemi! Li vedo, mamma, li vedo benissimo! Ecco i pomodori, li ho trovati! 1, 2, 3, 4! Ho preso 4 bei pomodori! Gli spaghetti! Io li vedo! Da questa parte! Gli spaghetti! Guarda, mamma, eccoli qui gli spaghetti! Sì, certo, mamma! George, si chiamano spaghetti! Patatine fritte! Veramente non mi ricordo più, papà! George, guarda che non c'è nessun dinosauro! Qui al supermercato non ne vendono! Le cipolle! Ecco cos'era, ora me lo ricordo! Eccole! 1, 2, 3, 4! Le cipolle! È su quel banco! Delle banane, forse? Un'anguria! Una torta di cioccolato? No, no, mamma! E allora chi è stato? Papà, sei un golosone! La mia festa di compleanno! Che bello, oggi è il mio compleanno! George, svegliati, oggi è il mio compleanno! Farò una bellissima festa! E papà farà uno spettacolo di giochi di prestigio! Presto, George, svegliamo mamma e papà! Svegliatevi, è il mio compleanno! Sveglia! È molto, molto tardi! Se non ci sbrighiamo, la giornata volerà via! Evviva! Ma che cos'è? Il vestito di una bambola! Posso mettere
mettendo addosso a Teddy? Grazie a tutti! Oh, papà! Ma certo che Teddy è una femminuccia! Non c'è di che, Teddy! Però non lo sporcare, eh! Certo! Ora arriveranno tutti i miei amichetti per festeggiare il mio compleanno e papà farà tanti giochi di prestigio! Lo stupefacente misterio! Sono arrivati i miei amichetti! Benvenuti a tutti! D'accordo, papà! Signore e signori! Il mio magico papà misterio! Oggi picchia, ma è Teddy! Che magia sciocchina, papà! Alla fine hai detto tutti e tre i colori! La mia torta di compleanno alla banana, amici miei! Questo è il più bel compleanno di tutta la mia vita! La telecamera di papà! Uffa, George! Però tu rispondi sempre dinosauro a qualsiasi domanda ti fanno! Io penso che sia un giocattolo nuovo! Posso usarla io per prima, papà? Anche la mamma di Susy Pecora ha comprato una telecamera e quando la vuole accendere preme questo bottone. Sulla telecamera di Susy basta premere questo bottone per farla smettere di parlare. Finalmente ha smesso di parlare! Riprendi me! Buongiorno, sono Peppa Pig! Buongiorno, sono Peppa Pig! Buongiorno, sono Peppa Pig! Buongiorno, sono Peppa Pig! Va di là! George sta facendo finta di essere un dinosauro! Più ne mangi, papà, più la pancia ti diventa grande!